A chi ci segue in streaming, parleremo di evidenza personale e familiare. Io andrei con la sigla, come ormai nostro costume. Chi cura del futuro? Partecipa al mese dell'educazione. Dovrei fare appuntamento in tutto online. Ti aiuteranno a comprendere come gestire ma portare e fare conferenze. Questo nostro ruolo del ciclo di serenezza delle mie medici finanziari e di gestione delle io mi presento, sono Giuseppe Campatelli, sono consulente finanziario e stasera cercheremo di come affrontare quali sono gli accorgimenti da prendere e soprattutto cerchiamo di acquisire un metodo di lavoro. Non vi spaventate, è una cosa abbastanza semplice, banale, non è niente di particolarmente. Sono incontri ci sono già stati nel corso del mese, quello di stasera, come vedete, il prossimo sarà il 25 ottobre a Villa Bertelli a Forte di Marche. Ora con la previdenza personale e familiare un incontro che spero coinvolga qualche giovane perché i genitori possono cominciare già da subito a aiutare i propri figli a costruirsi una previdenza personale, integrativa. Cominciamo questo nostro excursus con un breve video che ho preso da una serie del Sole 24 Ore, che si chiama Young Finance, che è una serie che diciamo, cerca di spiegare la finanza con metodi diciamo didattici giovanili tra virgolette, non so quanto ci riescono, comunque a me personalmente serve sostanzialmente perché mi ha aiutato di fare una quindicina di slide con la spiegazione di che cosa sono le azioni, cosa sono le obbligazioni e quant'altro. Casomai ci fermiamo alla fine di ogni sezione, comunque è una cosa abbastanza breve. Nel video precedente abbiamo visto perché è importante investire.
video insieme allo youtuber Marcello Ascani e al giornalista Marco Lupote, vediamo come è possibile concretamente farlo. Tra i prodotti finanziari che sicuramente avrete sentito nominare ci sono le azioni e le obbligazioni. Per semplicità potete pensare ad un'azione come una piccola fetta di una società. Chi compra un'azione compra un piccolo pezzettino della società e in alcuni casi, insieme agli altri investitori, può far sentire lo sapore in assemblea. Le obbligazioni invece sono dei debiti. Quando una società emette delle obbligazioni, cioè bond, chiede dei soldi in prestito che si impegna a restituire in un certo lasso di tempo con degli interessi che servono a remunerare chi ha prestato il capitale. Questi interessi sono generalmente minori se l'azienda è solida e maggiori se non è maggiore. Fermo un attimo perché qui c'è già una cosa molto importante di cui abbiamo parlato anche l'altra volta, ovvero la differenza tra azioni e obbligazioni. Le azioni sono proprietà di beni reali, cioè è una fettina di proprietà di FCA, ovvero sia Fiat, Telecom, Unicredit, eccetera. E quindi è un bene reale, ovvero sia è un bene che ha un prezzo e il prezzo ha delle oscillazioni a seconda dell'andamento di mercato. Le obbligazioni non sono beni reali, ma sono debiti, quindi sono soggette a tutte quelle problematiche di cui si parlò la volta scorsa, ovvero sia l'inflazione. Se io presto 10.000 euro a Camillo, i 10.000 euro che gli ho prestato fra 10 anni, quando mi restituisce, non saranno più gli stessi, ma saranno stati erosi dall'inflazione. Nel medio e lungo periodo le azioni non hanno questo problema, anzi, dall'evolvere dell'inflazione hanno una rivalutazione, non una svalutazione. Nel determinarli si tiene conto del perché l'azienda chiede soldi al mercato e delle prospettive. Ci sono principalmente due tipi di obbligazioni, quelle emesse dalle aziende, cioè le obbligazioni societarie, e quelle emesse dagli stati, cioè le obbligazioni. È importante osservare che se non si vuole investire in una singola azione o in una singola obbligazione, è possibile investire tramite i fondi comuni di investimento e gli ETF, che hanno al loro interno diverse azioni o obbligazioni. I primi sono di solito a gestione attiva, dunque c'è un gestore che decide che cosa acquistare e che cosa vendere, cercando di battere il mercato, cioè in pratica cercando di fare meglio della media degli altri investitori. I secondi, invece, di solito si limitano a replicare passivamente i titoli contenuti in un certo indice di riferimento. Ed è per questo che, generalmente, sono meno costosi rispetto ai fondi. Naturalmente, esistono anche altre alternative di investimento. Ad esempio, è possibile investire in un immobile che si può poi affittare per avere un'entrata mensile. In un immobile da ristrutturare per poi rivendere successivamente ad un prezzo più alto. Esistono inoltre strumenti finanziari che consentono di investire in materie prime, come ad esempio l'oro o l'argento, senza la necessità di conservare fisicamente i lingotti in casa. Infine, esistono anche strumenti attualmente non regolamentati che vengono scambiati su appositi exchange, come ad esempio Bitcoin e le altre criptovalute. Quando si investe, bisogna innanzitutto avere una strategia. Scusate, volevo fare un attimo una puntualizzazione sul discorso di Bitcoin. Non vi sarà sfuggito che hanno detto che sono mercati che non sono regolamentati, quelli degli exchange, i mercati delle criptovalute. Questa caratteristica è importantissima da conoscere e da sapere quando si parla di investimento, non è investimento, ma diciamo di speculazione in Bitcoin e in criptovalute. Per il semplice fatto che la caratteristica principale di questi strumenti è quello di non avere delle autorità centrali che vigilano sulla regolarità degli scambi, sul fatto che le cose vadano in maniera regolare, ma di avere una certificazione delle cose. È uno strumento d'accordo democratico, però è uno strumento che si presta, come infatti succede ahimè non così di rado, a frodi, a sparizioni, a robe di questo genere. Chiaramente tutti gli exchange, cioè tutti quelli che commercializzano Bitcoin, stanno cercando molto, con molta affanno di sistemare questo tipo di situazioni.
però obiettivamente ancora oggi molte delle transazioni di Bitcoin sono transazioni che riguardano ahimè, operazioni di malavita, ossia di cose illegali, perché i Bitcoin non sono vigilati da nessuna autorità di vigilanza. Quindi quello che una volta si faceva con i sacchetti di contanti, in tanti casi, in questo momento si fa con le criptovalute. Anche qui probabilmente non sarà sempre così, però per il momento è così. E di contro, sulle criptovalute c'è una percentuale piuttosto importante di situazioni un po' fraudolente, nel senso di soldi che spariscono, soldi che ieri c'erano e oggi non ci sono. Quindi questi mercati in particolare non sono vigilati, quindi il Bilderberg la cupola della finanza mondiale non controlla le transazioni su questa roba, di contro però se ne paga il prezzo in termini di sicurezza. Bisogna sapere indicativamente quello che si vuole fare con i propri soldi nei prossimi 5-10 anni e di conseguenza selezionare i titoli e fondi adeguati. Mi raccomando, non dobbiamo confondere investimenti con il trading online. Le due cose si servono talvolta degli stessi strumenti, ma sono profondamente diverse. Noi tutti siamo bersagliati dalle pubblicità che ci dicono quanto è meravigliosa quella piattaforma, quanto diventeremo ricchi investendo su questo proprio strumento. Non dobbiamo lasciarci abbagliare. Prima di investire in azioni, obbligazioni o qualsiasi altro strumento, è importante capire come comporre il proprio portafoglio. E per questo ho interpellato Marco, esperto dell'argomento. Ogni strumento ha un suo grado di rischio. Per le obbligazioni societarie, ad esempio, monitora la probabilità che il denaro non venga restituito a scadenza. In questo caso si parla di default della società che emette l'obbligazione. Il rischio delle azioni invece è legato al fatto che il loro valore possa cambiare molto rapidamente, anche di oltre il 10% in pochi minuti. Attenzione però, non esistono strumenti privi di rischio e non esistono strumenti in assoluto rischiosi. Il rischio è un concetto che cambia nel tempo e sulla base di una serie di fattori. Per esempio, le azioni hanno un grado di rischio alto se si comprano e si vendono nel giro di poco tempo, diciamo settimane, mesi, perché possono oscillare molto e scendere anche di sotto del prezzo che dobbiamo acquistare. Medio e lungo termine, però diciamo per capirci 10-20 anni, hanno generalmente una volatilità, cioè un'oscillazione inferiore anche rispetto alle obbligazioni, quindi possono generare un rendimento più costante nel tempo e più elevato, risultando quindi meno rischioso. Un altro concetto importante è la diversificazione. Per ridurre il rischio è opportuno investire in diversi strumenti che parzialmente si controbilanciano. Quando sceglie uno, sale l'altro e così via. Per esempio, alcune società o alcuni settori traggono un beneficio dall'aumento dei consumi. Altri, invece, accrescono il loro valore in momenti di contrazione. Possedere titoli di entrambe le tecnologie consente di ridurre la rischiosità dell'investimento. Magari nel lungo termine ci guadagno di meno, ma sicuramente con la possibilità di perdere. In sostanza, Marco, in che cosa conviene investire? Prima di chiedersi che cosa conviene, occorre chiedersi che obiettivi abbiamo, quanto tempo abbiamo a disposizione, quale livello di rischio siamo disposti ad accettare per ottenere un tipo di risultato. Poi bisogna stare attenti all'effetto specchietto del produttore. Se leggiamo che l'oro, un titolo azionario, un'obbligazione ha guadagnato molto in passato, beh, non mi ha detto che continui a salire, magari domani scende. Attenzione a non farsi guidare per il futuro solo da quello che è accaduto nel passato. Sarebbe un grave errore. Chi non è pratico con gli investimenti e non ha le competenze adeguate per selezionare i titoli può scegliere fondi comuni e altri strumenti di risparmio gestito che in qualche modo semplificano una parte di questo processo, magari valutando anche di farsi aiutare da un consulente finanziario che va pagato, ma come tutte le cose possono essere soldi per spesso. In questo video abbiamo imparato che per investire dobbiamo tenere conto dell'orizzonte temporale e della nostra propensione a rischio. Che sulla base di questo dobbiamo scegliere gli strumenti più adatti e che comunque, in generale, conviene diversificare in modo da ridurre parzialmente il rischio. Il video era molto denso, spero sia chiaro per tutti, se ci sono delle domande. Se avete bisogno di chiarire qualcosa, è il momento di domandarlo. Con calma.
senza cavalcarsi. Abbiamo visto un po' di cose e comunque molte le rivedremo. Gli strumenti principali dei mercati finanziari sono le azioni e le obbligazioni, che più o meno tutti conoscono. Ora vediamo di affrontare, come si dice, il toro per le corna, ovvero sia di affrontare l'elemento che spaventa un po' tutti, che spaventa gli risparmiatori, che spaventa le persone che non si vogliono avvicinare a questo tipo di investimenti, che spaventa le persone che non vanno ai corsi di educazione finanziaria, eccetera. Non voglio rischiare. Se tutte le volte che in 26 anni di lavoro mi sono sentito dire questa cosa, chi me l'ha detta mi avesse dato anche un euro, avrei una piscina enorme in questo momento a casa mia. La prima cosa che tutti dicono quando si parla di investimenti è: non voglio rischiare. Ahimè, pochi conoscono la definizione di rischio. Che cos'è il rischio? Eventualità di subire un danno connessa a circostanze più o meno prevedibili. E questo è, lo vorrei sottolineare, non l'ho sottolineato. In finanza, nell'ambito finanziario, il concetto di rischio ha almeno due accezioni. La prima accezione è quella del rischio emittente, ovvero sia, rischio emittente è semplicemente, come si diceva nel filmato, io presto i soldi a un ente, allo Stato argentino. Nel 2001 lo Stato argentino non me li restituisce. Questo è un rischio che io mi prendo. Di contro, chiaramente, lo Stato argentino, per invogliarmi a prestare i soldi, mi aveva promesso un interesse dell'8-9-10%, però purtroppo a un certo punto ha fatto default, il debito è stato ristrutturato e i soldi che gli avevo dato me ne hanno restituiti una frazione. Questo è un tipo di rischio, cioè il rischio derivato da chi prende i nostri soldi in carico. Compro obbligazioni Banca Etruria, mi succede la stessa cosa, compro obbligazioni Monte dei Paschi, ho dei problemi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo rischio si batte abbastanza facilmente, come vedremo, con la diversificazione. Il secondo tipo di rischio, sempre come si diceva nel filmato, è il rischio di mercato, ovvero sia il rischio derivato dalle oscillazioni del prezzo. Questi due rischi sono rischi che tutti i prodotti finanziari, gli strumenti finanziari hanno, in grado più o meno alto, a seconda del momento, a seconda del tipo di strumento che utilizziamo. Il rischio di per sé di uno strumento è ineliminabile. Il rischio di comprare un bot italiano nel 2011, quando ci fu il cambio di governo fra Berlusconi e Monti, nel primi di dicembre del 2011 comprarono un bot perché il bot dava il 6%. Oggi il bot, come sapete, dà lo meno 0,50, meno 0,60. Bisognerebbe chiedersi come mai un bot in quel momento storico dava il 6%. Non lo dava perché lo Stato italiano è particolarmente generoso, lo dava perché lo Stato italiano trovava acquirenti del proprio debito solo pagandoli il 6%. Se gli avessi pagati l'uno come pagava la Germania, il mercato avrebbe dato i soldi alla Germania e non all'Italia. Per farsi prestare i soldi, l'Italia ha dovuto promettere ai propri creditori il 6%. Questo è molto importante perché, specialmente nel mondo obbligazionario, quindi nel mondo dei titoli, aperte virgolette, sicuri, più il rendimento si discosta da un rendimento minimo di breve termine, più al risparmiatore dovrebbero fischiare le reti. Se invece di avere un rendimento dello 0, un'obbligazione mi dà un rendimento del 4, vuol dire che quella differenza significa che l'ente a cui presta i soldi è un ente che è meno affidabile di quello che mi rende lo 0,50. E questa cosa la devo tenere ben presente.
rischio di mercato, vediamo che differenza c'è nel rischio di mercato fra due, ho messo due tipologie di investimento. Per far vedere cosa, questa qui, la distanza sono 15 anni, quindi sono dal 2000, a metà del 2007 a ieri, praticamente. Dal 2007, anzi, a ieri. Ho messo questi due strumenti per far vedere cosa. Che a maggior rischio, il rischio in termini finanziari si definisce volatilità, cioè volatilità, come vedete nel grafico blu, significa quelle robe in cui il grafico fa delle forti oscillazioni. A maggior rischio corrisponde quasi sempre maggior guadagno nel lungo periodo. La linea, questa cosa segmentata blu è la media dei mercati azionari mondiali negli ultimi 15 anni. Invece la linea, quella più continua rossa, sono gli investimenti in euro che vanno dagli 1 ai 3 anni degli ultimi 15 anni. Quindi avete capito che la linea rossa è un investimento molto tranquillo, infatti vedete l'andamento molto lineare. L'investimento blu è un investimento molto agitato, perché comunque sono azioni, sono 100% di azioni. Vi faccio notare i prezzi. Come vedete, il primo prezzo, cioè partono tutti e due gli investimenti, partono da 100, mentre questo procede sereno e tranquillo, anche se, faccio notare, forse non si riesce a vedere, ma ve lo posso garantire, che dal 2016, cioè circa qua, a ora, questa curva è piatta, tendente leggermente alla discesa. Quindi chi aveva comprato nel 2016 obbligazioni in euro, cioè le nostre, con la durata del ciclo da 1 a 3 anni, aveva perso qualche soldatino, pochini, ma pochi aveva perso. Chi invece aveva comprato azioni nel 2006, si è beccato, tra virgolette, la crisi di Lehman Brothers del 2008, e come vedete i suoi 100 euro sono diventati 58. Questi 58 euro negli anni successivi, in cui obiettivamente i mercati sono andati molto bene, sono diventati 338 euro contro 129 dell'investimento tranquillo. Questo vi fa capire subito che il rischio consiste nelle oscillazioni dell'investimento nel medio periodo, nel breve periodo, perché nel medio e lungo periodo un investimento che ha un contenuto in azioni più importante avrà quasi inevitabilmente un rendimento e un ritorno più alto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il rischio crea pericolo di perdite soprattutto nel breve termine. Se io avevo comprato qua, perché ero convinto che le azioni erano buone, me le ritrovavo qua e vendevo, 110.000 erano diventati 58 e quei soldi non me li restituisce nessuno. Questo è un problema. Se io questi soldi me li ero scordati e li prendevo dopo 15 anni, 100 lire mi erano diventate 338. Il rischio crea perdite, pericolo di perdite nel breve periodo, specie se mi faccio spaventare. Il rischio invece crea opportunità di guadagno nel tempo, se non mi faccio spaventare. Questo è lo conoscerete, il Tauro, in Rodian, cioè una stessa cosa può essere buona o cattiva a seconda del contesto nel quale la vediamo. E il concetto che vorrei che passasse stasera, ovvero sia il rischio di mercato, è sì una roba che mi fa perdere da 100 lire dopo due anni mi fa diventare 58, però è la stessa identica cosa che le 100 lire dopo 15 anni mi fa diventare 338, è lo stesso elemento, dipende come lo uso io, esattamente come
porto a Natale. Se bevo un bicchiere di porto a Natale, mi fa anche piacere. Se bevo 15 bottiglie di porto al giorno, è un problema. Stessa qualità. Quindi, come si affronta il problema? Chi ha avuto modo di seguire questi incontri la settimana scorsa si ricorderà di questa slide. Il nostro momento sostanzialmente è convinto che comprando e vendendo sui mercati lui ha i soldi. Sostanzialmente inseguendo è fregato in qualche maniera. Quindi, come ha detto il giovanotto cappello rovesciato di prima, il trading fa male. Il trading online, specialmente, è un gioco e come tale va vissuto. Non baserei, ad esempio, la mia pensione sul successo delle mie speculazioni sul trading online. È una cosa che la gente fa, abbiamo fatto tutti. Confesso che l'ho fatto anche io in passato, con risultati ovviamente non particolarmente lusinghieri, però il trading è un'attività che statisticamente crea perdite. La stessa pubblicità dell'AIG, che è una delle due società più importanti, queste che fanno fare trading sui telefoni, eccetera, eccetera, la stessa AIG deve scrivere sulla sua prima pagina che il 76% dei conti al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni, eccetera, eccetera. Cioè il 76% dei clienti di questi signori perdono soldi. In realtà la statistica, uscito un articolo un po' di tempo fa sul Sole, corrisponde a circa l'80-90% di chi fa speculazioni, speculazioni significa comprare e vendere in poco tempo, derivati e criptovalute a livello materiale, finisce per perdere molti soldi. E si innestano perfino dei meccanismi che sono simili a quelli del gioco d'azzardo. Quindi, escluso il fatto del trading, cioè abbiamo visto che il trading non è una cosa particolarmente interessante da fare, come si affrontano i mercati? Inseguire un ulteriore rafforzamento del concetto. Questo è abbastanza clamoroso. Ho rubato brutalmente questa slide a Morgan Stanley, lo confesso, così almeno ne subirò le conseguenze. Questa slide è estremamente significativa. Cosa ci dice? Che se io nel 1990 investivo sulla borsa americana dei soldi e li lasciavo lì, me li scordavo, fino al 2018, ma vi posso assicurare che al 2021 è così e forse anche più importante la differenza. Se io tenevo i soldi di 28 anni e me li dimenticavo, questi soldi si sarebbero rivalutati del 9,9 anno, 10%, ricordate il 10% perché poi torna anche dopo. Se invece questi soldi fossero stati lì tutti i giorni di questi 28 anni, meno i 15 giorni migliori, cosa che poteva capitare se io li vendevo, li ricompravo, eccetera, è bastato 15 giorni di 28 anni per avere un rendimento del 6,4. Si va a scendere fino ad arrivare dove? In un mercato che ha reso il 9,9% all'anno, se io mi prendevo i 90 giorni migliori, 90 giorni sono 3 mesi in 28 anni, in un mercato che guadagnava avrei finito per perdere il 3% all'anno. Questo significa, cioè questo è i pericoli che si corrono a fare trading su un mercato che va bene, cioè il mercato è andato bene, soltanto io ho fatto trading, mi sono perso 90 giorni, i 90 giorni migliori del mercato, io ho perso soldi. Infatti, il mitico Paul Samuelson, che io sono il primo, confesso, sono stato anche un piccolo
speculatore, quindi sto dando dello stupido adesso. E comunque questa qui è una delle più grandi verità che in 26 anni di lavoro mi sia capitato di sentire. Qual è l'unico strumento per abbassare il rischio? O meglio, gli strumenti per abbassare il rischio sono due. La diversificazione, che vedete, e l'assicurazione. In finanza, l'assicurazione significa derivati, ovvero sia, significa creare o acquistare dei prodotti derivati, che di per sé sono prodotti estremamente rischiosi, estremamente costosi e estremamente complessi da gestire. Quindi sono strumenti che per la persona normale come me e voi non sono consigliabili per niente. Quindi l'unico strumento che ci rimane a disposizione è la diversificazione, che abbiamo visto la volta scorsa nei suoi dettagli, ma che ripassiamo velocemente. Diversificare vuol dire comprare diversi strumenti, diversi titoli con diverse caratteristiche. Questi sono alcuni dei criteri di diversificazione: quella geografica, cioè titoli di varie zone geografiche, diversificazione per asset, cioè comprare azioni, obbligazioni, immobili, oro, eccetera, eccetera, per valuta, comprare cose in euro, ma anche cose in dollari, eccetera, per gestore, comprare prodotti che hanno diverse filosofie di gestione, nel caso dei fondi. Cioè, se io ho un portafoglio bilanciato, si chiama bilanciato, quello dove c'è dentro un po' di tutto, e utilizzo un gestore solo, godrò dei benefici solo della sua filosofia di gestione. Se ne utilizzo due, godrò dei benefici di due filosofie di gestione, che fra di loro sono diverse, quindi mi creano diversificazione. Ma stasera voglio parlare in particolare di diversificazione temporale. Diversificazione temporale significa fare acquisti in momenti diversi, comprare cose rischiose in vari modi, in vari momenti, in vari tempi. Diciamo nel linguaggio corrente, il significato di diversificazione temporale è PA, cioè piano di accumulo. Piano di accumulo significa entrare su un mercato rischioso con tassi piccoli e acquisti scaglionati nel tempo, come si vede. Qual è la caratteristica saliente del piano di accumulo? È per quello che perché ci aiuta a combattere il rischio. Ecco perché. Ora è scritto un po' piccolo, mi chiedo di fare uno sforzo o di vista o di fiducia nei miei confronti. Se io acquisto qualsiasi strumento che ha un suo grado di rischio, in un giorno tot, il giorno 1, lo compro a 100. Questo strumento da 100, il prezzo di questo strumento da 100 va a 150, poi torna a 100, poi va a 50, poi torna a 100. I soldi che ho comprato sono esattamente gli stessi. Nel momento 5, cioè dopo 5 mesi, 5 anni, 5, quello che volete, io ho gli stessi soldi che ci ho messo, uguali a me. Cosa succede invece se questo acquisto lo faccio in 5, aperte virgolette, rate? Ovvero sia ne compro un po' a 100, un po' a 150, un po' a 100, un po' a 50 e un po' a 100. Come vedete, succede che quando il prezzo è 150, con le mie 100 lire compro meno roba, meno quote, meno cose. Mentre ne compro molte di più quando il prezzo è 50, perché 100 lire mi comprano due quote, mentre quando era 150 le solite 100 lire mi compravano 0,67 quote. Quindi l'effetto che ottengo è: compro poco quando i mercati sono alti, compro tanto quando i mercati sono bassi. E vi do una notizia: per guadagnare soldi bisogna comprare basso e vendere alto. So che la cosa vi può destabilizzare, ma vi giuro che è così. Quindi questo strumento mi aiuta a comprare quando i prezzi sono bassi e a rivendere quando i prezzi sono alti.
che è la cosa che va fatta per guadagnare. Quali strumenti sono più adatti per fare un piano d'accumulo, cioè per crearsi un piano di investimento con le caratteristiche che abbiamo visto? Lo strumento in assoluto migliore per un investitore normale per affrontare un piano di accumulo è l'azionario internazionale, ovvero sia un fondo azionario internazionale, un fondo che investe in azioni di tutto il mondo, quindi azioni americane, evidentemente, azioni dei paesi emergenti, azioni europee, azioni indiane, eccetera, eccetera. È perfetto per un piano d'accumulo. Come i più arguti di voi avranno già notato, questo grafichetto non è altro che quello che abbiamo visto prima, ovvero sia quello dell'MSCI World, che è l'indice azionario che rappresenta tutte le azioni del mondo. L'ho messo a questa distanza, che sono 20 anni, come vedete, dal 2000 al 2021, dal 2001 al 2021, perché in questi 20 anni ci sono state non una, ma bensì due crisi devastanti. La crisi delle Torri Gemelle, che tutti ricorderete, e la crisi dei mutui subprime, di Lehman Brothers e quant'altro. Sono due crisi che, per una persona che avesse investito sull'azionario internazionale al valore 100 il primo giorno, sarebbero state terminali, perché 100 lire sarebbero diventate, come abbiamo visto, 50, 55, 60. Chi avesse investito con lo strumento del piano di accumulo, comprando un pochino per volta, cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che 100 lire il primo giorno gli avrebbero fatto comprare 0,68 quote. Nel momento del dramma, le stesse 100 lire comprano quasi il doppio delle quote. Stessa cosa dopo 4-5 anni, seconda crisi drammatica, le stesse 100 lire compravano quasi il doppio, no, più del doppio delle quote. Sostanzialmente, arrivato alla fine, dove maggiormente le ho comprate le quote? Le ho comprate nei momenti in cui le quote sono andate, quindi nei momenti in cui il prezzo era basso. Allora, l'eventuale del pacco, quindi. Per attivarlo servono pochissimi soldi. Con 100 euro, normalmente, per quasi tutte le società, in tutte le banche, eccetera, con 100 euro si apre un piano d'accumulo. Si parte. 100 euro questo mese, 100 euro il mese prossimo, o 100 euro ora, 100 euro tra 6 mesi, come preferite voi. Di solito sono strumenti molto flessibili. Il piano d'accumulo è diversificato, perché oltre alla diversificazione temporale che abbiamo visto, investe in strumenti come l'azionario internazionale che sono molto diversificati. È automatico, quindi, come ricordate l'altra volta, è resiliente, ovvero sia, non è che un piano di accumulo si spaventa a settembre del 2008 perché è crollata il mandato. Il vostro lead sul conto corrente continua a partire e continua a investire le sue 100 lire. Non necessita di interventi, anzi, consiglio, meno ci fate caso, meglio è. Gode dei benefici della capitalizzazione composta, che abbiamo visto l'altra volta. Con il piano d'accumulo avete visto che il rischio diventa un'opportunità, non è più un pericolo. Investo in cose rischiose, quindi guadagno, non investo in cose rischiose, quindi rischio di perdere. Qui ho fatto una piccola favoletta per cercare di far capire che questi strumenti sono strumenti veramente, veramente alla portata di tutti e che sono strumenti anche per persone che non hanno grandi. I dati sono totalmente lavora con il dipendente, guadagna 100 euro netti al mese e è di
Vede, come ho visto io, una bella puntata di un programma della Milena Capanelli che si chiama Data Room, nella quale la Milena Capanelli spiegava a tutto il mondo quanto costa mantenere uno studente fuori sede in un'università italiana. Le varie spese, ci sono le spese per la casa, le spese per le attività sociali, le spese per l'alimentazione, l'affitto, eccetera. Per fare la laurea triennale una persona mediamente deve avere a disposizione 27.000 euro, che diventano 45.000 euro se si decide di prolungare gli studi e fare la laurea magistrale. Lucia si rende conto di queste cose e dice: ma vediamo io quanto sono riuscita a accumulare. Nell'arco di 15 anni Lucia è riuscita a accumulare 36.000 euro, cioè ha messo da parte 36.000 euro, che sono semplicemente 2.400 euro l'anno. Ci ho messo anche una spesa, perché voglio essere cattivo. Ha pagato 2 euro a versamento di spese, quindi su 200 euro ogni versamento le sono stati prelevati 2 euro di spese. Al primo di ottobre del 2015 aveva acquistato in totale 2.730 quote. Il primo di ottobre del 2015 il valore di ogni quota è 21,66. Il calcolo è presto fatto, basta fare quote per valore quota e la cifra che viene fuori sono 59.000 euro, che per una persona nella situazione di Lucia sono soldi impensabili, a cose normali, non so se siete d'accordo. E qui non ha vinto il Superenalotto, si è semplicemente limitata a accantonare 200 euro al mese. Non è una cosa complicatissima, è una cosa che si può fare. Questa è la storia grafica del piano di accumulo di Lucia.
Le stampettine blu sono, come vedete, una riga continua, sono soldi che partono da zero e arrivano fino a 36.000 euro, che sono i soldi accantonati. I pallini arancioni sono quanto è il valore dell'investimento nel corso degli anni, e ho voluto esagerare, ci ho messo anche quanto sarebbe stato il valore dell'investimento se Lucia avesse avuto 36.000 euro quando ha cominciato nel 2000 e li avesse investiti tutti in un conto. Come vedete, investendo nel piano d'accumulo ha guadagnato di più che ha investito tutti in un conto. Lucia ha accantonato in 15 anni 36.000 euro, se ne ritrova quasi 60. Col piano di accumulo ha guadagnato perfino di più di quanto avrebbe ottenuto se avesse investito i soldi il primo giorno. Il rischio di mercato ha giocato decisamente a favore di Lucia. E soprattutto, se vorrà, Marco potrà frequentare l'università e laurearsi. Mi rendo conto che è una favoletta, mi rendo conto di tutto, però credetemi, i valori sono reali e i soldi che uno si ritrova alla fine del piano d'accumulo sono di queste dimensioni. Quindi spero che ora sia più chiara la slide di prima, che era un po' esoterica. Leggiamola. Il rischio crea pericolo di perdite, soprattutto nel breve periodo. Il rischio crea opportunità di guadagno nel tempo, specie se non mi faccio spaventare. Una stessa cosa può essere Yin o Yang come manifestazione di una particolare relazione in una determinata circostanza o occasione. Il rischio non è di per sé male o bene, il rischio è male o bene a seconda di come viene utilizzato. Può essere anche molto bene, non solo molto male. Il nostro Fulz Anderson, battutista di riferimento, sintetizza questo concetto in questo modo. Investire è un po' come aspettare che la vernice asciughi e l'erba cresca. Se volete delle emozioni, prendete 800 euro e andate a Las Vegas, ovvero sia, prendete 800 euro e fate il trading online. Se volete investire, non sono questi gli strumenti. Se ricordate questa slide della volta scorsa, anche questa ora assume un altro significato. Cosa significa evoluzione? Ricordate che ho detto che l'idea è quella di creare un risparmiatore. L'evoluzione non significa sapere tutto, per conoscere tutti gli strumenti, tutto il funzionamento, tutte le azioni. È sufficiente sapere, conoscere un metodo, e il piano del culo è uno dei principali metodi, e poi sapere anche le più facili usare, per sapere le più facili indirizzare verso i giusti strumenti utilizzando il metodo corretto. Per sintetizzare un po' i concetti di cui abbiamo parlato in queste prime due sedute e introdurre il concetto che a me sta particolarmente a cuore, purtroppo non tanto agli italiani, ma riusciremo prima o poi a farlo entrare, mi servirò dell'ennesimo filmatino di questa iniziativa del Sole 24. Ciao ragazzi, in questo video realizzato insieme allo youtuber Marcello Scani e al giornalista Marco Lucolte, proseguiamo il nostro discorso sugli investimenti parlando di interesse composto, confisco e previdenza complementare. Avete iniziato a lavorare, spendete meno di quello che guadagnate e quindi avete risparmi. Che cosa fare? Il primissimo passo, ancora prima di investire, è mettere da parte un gruzzoletto di emergenza che ci può essere d'aiuto in caso di imprevisti e ci può assistere nel caso dovesse rompere il lavoro. Questi soldi devono essere sempre disponibili. Una volta costruito questo fondo di emergenza, con i soldi che ci avanzano e che non ci saranno nell'immediato, possiamo iniziare a investire. Un'opzione è farlo di mese in mese. Per esempio, possiamo investire 100 euro in uno strumento con un portafoglio diversificato. Quando si investe periodicamente la stessa somma in un portafoglio, si dice che si sta facendo un piano d'accumulo.
In generale, comunque, a prescindere dalla modalità, come ad esempio iniziare a investire presto. Come abbiamo in parte già accennato, conviene cominciare il prima possibile per dire un concetto matematico chiamato interesse composto. In sostanza, gli interessi generati in un certo anno da un investimento, se reinvestiti, contribuiscono a generare ulteriori interessi l'anno successivo. Ricordate il discorso del 10% che ho fatto qui. E per via di questo fenomeno, la crescita del capitale può diventare impressionante. Per capire bene questa idea, diamo un'occhiata a questa tabella. La tabella ci mostra come evolve nel tempo un capitale di 10.000 euro investito in un ipotetico strumento che rende sempre il 10% ogni anno. In questo esempio, gli interessi maturati in ciascun anno vengono reinvestiti l'anno successivo, aumentando così di volta in volta il valore. Come vedete, dopo 10 anni, i 10.000 euro iniziali diventano circa 26.000 euro. Dopo 20, il valore dell'investimento sarà arrivato a poco meno di 70.000 euro, dopo 30 sarà diventato circa 175.000 euro e dopo 40 oltre 450.000 euro, come si nota confrontando le ultime due linee. Per via dell'interesse composto, avere 10 anni in più a disposizione per l'investimento consente di ottenere, alla fine, più del doppio dei soldi. Una differenza tutt'altro che trascurabile. Ecco perché, in generale, conviene cominciare ad investire il prima possibile, non appena si comincia a lavorare e si hanno degli risparmi da parte. Un'altra cosa da tenere in considerazione quando si investe sono le tasse, che vanno pagate ogni volta che si consegue un guadagno dai propri investimenti. Ad esempio, se compriamo un'azione a 100 euro e la vendiamo a 200, dovremo pagare le tasse su 200 euro che abbiamo guadagnato. Queste imposte non sono uguali per tutti gli strumenti. Ad esempio, i rendimenti sui titoli di Stato sono tassati meno rispetto ai rendimenti legati alla vendita di azioni, il 12,5% contro il 25%. A proposito di fisco, è bene sapere che esistono dei particolari fondi detti fondi pensione, in cui è possibile investire, provvedendo, da mettere da parte per quando smettere in mano. Questi fondi sono molto interessanti perché fanno scattare la deduzione fiscale. Significa che è possibile sottrarre da quanto si è guadagnato anno dopo anno una cifra fino a 5.164,57 euro ogni anno, cioè 10 milioni di lire. Per capirci, vuol dire che se in un anno hai guadagnato 30.000 euro, nella dichiarazione dei redditi potrei sottrarre quanto messo da parte del tuo fondo pensione, pagando quindi le imposte soltanto su questo. Questa agevolazione fiscale riguarda tra tutti, indipendentemente dal reddito e dall'età. Dunque riguarda anche i neonati, sì, perché già da giovanissimi è possibile aderire a un fondo pensione appena si ha un codice fiscale. E questo è un grandissimo vantaggio, perché consente di allungare notevolmente il tempo cui far rivalutare i propri risparmi. In questo video abbiamo imparato che conviene cominciare ad investire presto, che sui guadagni generati dagli investimenti vanno pagate delle imposte, e che ci sono delle interessanti deduzioni per chi investe in un fondo pensione. Io avrei terminato qua la mia presentazione. Vi ricordo il 25 ottobre l'appuntamento a Forza dei Marmi per la pianificazione patrimoniale successoria. E il 29 ottobre l'appuntamento qua per quello che riguarda, appunto, come abbiamo visto nel video, la previdenza. L'appuntamento sulla previdenza, lo sottolineo e ripeto, ci tengo particolarmente perché è un argomento veramente misconosciuto ma di importanza fondamentale, specie per le persone giovani. Se ci sono domande, se si vuole aprire un dibattito, è il momento di farlo. Mi pare che non ci siano domande. Quindi, grazie a tutti e arrivederci, mi auguro, ai prossimi appuntamenti. Grazie a tutti, buonasera. Buona serata a tutti quanti, ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Grazie, arrivederci.